Salve a tutti. Oggi vi faccio un video di come calibrare la silhouette alta. È vero, io ho fatto altri due o tre video e diciamo che ancora non avevo capito bene il meccanismo di questa favolosa macchina. In pratica ho dovuto fare un po' di esperimenti per capire come funzionava la calibrazione. Dovete sapere che è proprio la calibrazione quella più importante perché se calibrate male la macchina, come è successo a me, vi può spostare il lavoro, vi stacca e quant'altro. Quindi la calibrazione deve essere fatta alla perfezione. E purtroppo, dico purtroppo, non è che la fate una volta sola e poi va bene sempre. No, ogni tanto bisogna calibrarla. Perché nel fare i lavori si sposta. Quindi, una volta che avete preso la mano come calibrarla, è facilissimo. Ora io vi faccio vedere, diciamo, quello che ho imparato io dai miei esperimenti, come la calibro, e vi faccio vedere, sperando che si veda bene, anche come deve essere lo spazio tra la base e l'ugello della stampante. Bene, prima di tutto dobbiamo andare. Io ora metto un disegno dalla libreria, diciamo così tanto per mettere. Ok, ora andiamo in 3D print e questo sarà il nostro oggetto che poi andrà a costruire la nostra stampante. Però io oggi vi voglio fare vedere solo come calibrare, poi vi farò un video e farò vedere come lavora. Allora, prima di tutto qui mi dice che la nostra stampante non è connessa, quindi io accendo la stampante. Ok, mi ha connesso la mia stampante 3D. Ora dobbiamo andare in questa icona qua e dobbiamo fare la calibrazione. Prima di fare la calibrazione, ora vi faccio vedere. Scusate, ma dovrò tenere la videocamera in mano per farvi vedere bene i passaggi vicini in modo che capiate meglio. Quindi, se vedete che la telecamera non rimane ferma è perché ce l'ho in mano. Ora accendo la videocamera. Ok, eccomi qua con la videocamera. Io mi sono tagliata un foglio a 4 e l'ho diviso a metà. Questo ci serve per calibrare. Quindi noi una volta fatto questo mettiamo il nostro foglio sotto e andiamo a dare start. Ora, come vedete dallo schermo, sono i tre punti che farà la calibrazione e qui vedete, diciamo qui il foglio è quasi, tocca quasi, scusate, l'ugello tocca quasi il foglio e non va bene, quindi dovremo fare, settare poi dal PC. Anche qui, vedete, scorre, però l'ugello tocca, non so se si vede bene. Ora vi faccio vedere il terzo punto. Vedete qui è un po' più alto. Ora andiamo a settare i tre punti dal PC. Ok, ora abbiamo visto che la parte in alto va bene, quindi mettiamo normale, mentre i due punti a destra e a sinistra sono un po'. Diciamo to il l'ugello toccava il foglio, quindi dovremmo mettere hard, che vuol dire che è basso, dobbiamo alzare un po' e dobbiamo portarlo al normale, altrimenti la calibrazione non riesce. Quindi, fatto questo, facciamo next. Qui vi dice
che avendo il fuoco da questa dal punto adesso lo vediamo, diciamo alla vostra destra, alla vostra sinistra, alla vostra sinistra abbiamo detto che è stretto, quindi dobbiamo alzare un po' l'ugello, quindi dobbiamo mettere con la chiavetta che trovate in dotazione nella scatola, dobbiamo fare uno spostamento di 30 gradi in senso orario. Dobbiamo andare in questa vite e farla ruotare in senso orario, quindi deve girare verso destra. Purtroppo con una mano è difficile, e faccio girare, non so se si vede, adesso cerco di metterlo più vicino possibile, e faccio girare da questa parte qui, l'ho portato verso qua di 30 gradi, vedete? Ora andiamo a fare il test, quindi dal nostro software facciamo test e vediamo se va bene ora. Diciamo che va bene. Prima lo sentivo che faceva più attrito, ecco, il foglio non deve fare attrito. Ora settiamo l'altra parte, quindi dal software qui mettiamo, mi raccomando, se qui va bene dobbiamo mettere normale, andiamo avanti, qui ancora da portare un giro in senso orario di 30 gradi, quindi facciamo come prima. Quindi una volta fatto questo andiamo sempre qua e ruotiamo in senso orario. Bene, ora facciamo il test e vediamo, sempre col nostro foglio sotto, e vediamo quello che succede. Vediamo. Vedete anche questa. La carta scorre bene senza fare attrito e quindi per me è ok. Quindi fatto questo, dal software mettiamo che anche la parte destra è normale, andiamo avanti. Vi ricordate, la parte alta era già normale, quindi non dobbiamo fare assolutamente niente, facciamo next e facciamo finish. Bene, la prima calibrazione l'abbiamo finita. Ora andiamo a fare il test. Quindi dal nostro software facciamo test e vediamo se va bene ora. Ora settiamo l'altra parte, quindi dal software, qui mettiamo, mi raccomando, se qui va bene dobbiamo mettere normale, andiamo avanti, qui ancora da portare un giro in senso orario di 30 gradi, quindi facciamo come prima, la carta scorre bene senza fare attrito e quindi per me è ok. Quindi fatto questo, dal software mettiamo che anche la parte destra è normale,
andiamo avanti. Vi ricordate, la parte alta era già normale, quindi non dobbiamo fare assolutamente niente. Facciamo next e facciamo finish. Bene, la prima calibrazione l'abbiamo finita. Ora dobbiamo fare un'altra volta lo stesso gioco, quindi clicchiamo qua, facciamo start, facciamo, adesso non ve lo sto a far vedere con la videocamera, ma rifacciamo tutto l'iter che abbiamo fatto prima, quindi vediamo se vanno bene tutti i tre punti, perché spostando questi due punti qui si può essere spostato anche questo. Quindi vediamo se va bene. Per me questo punto va bene. Ora mi fa quest'altro. Ecco, questo vedo che mi si è spostato, quindi ritorno su hard. Vuol dire che il foglio tocca, l'ugello tocca il foglio. E questo sopra va benissimo. Quindi cosa devo fare? Una volta che mi ritorna su e devo vedere qui la scritta next per andare avanti, per aggiustare questo punto qui, in questo caso solo questo punto qui. Non ve lo faccio vedere con la videocamera perché è il procedimento uguale a prima, quindi next. Ora vedete questo, il sinistro è normale, vado avanti, il destro è stretto, quindi con la chiavetta mi faccio fare un giro orario. Ok, potrei fare il test, ma penso che vada bene perché era di poco, quindi metto normale, faccio next, questo era normale, next e faccio finish. Ora io rifaccio la prova, se tutto va bene, fatto la prova, vedete qui mi dà tutto normale perché per me è tutto normale. Vediamo se è così. E in alto, ok, normale. Quindi per me ora la calibrazione va bene. Quindi aspettiamo che la macchina torni in posizione. Poi facciamo next e vediamo, qui va bene, quindi dice che è perfetto, non c'è niente da aggiustare, idem, e facciamo finish. Ed ecco qua che la nostra macchina ora è pronta per il lavoro. Questo video lo termino qui, perché questo serviva solo per far vedere come calibrare la vostra macchina. Nel prossimo video vi faccio vedere come si inserisce il filamento PLA e un lavorino piccolino. Se nei video precedenti vi trovate degli errori, purtroppo è perché ancora io dovevo imparare anch'io come fare. Detto questo, io spero di esservi stata d'aiuto e se vi iscrivete al mio canale e mettete un pollice in su o fate dei commenti, sempre mi fa felice. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.